Io sono molto grato agli amici della Scala per questo invito, ma non soltanto per l'invito, che pure mi ha un po' stupito, non essendo io un musicologo di professione, ma un cultore della materia, ma più ancora dell'invito sono grato di avermi suggerito il titolo di questa esposizione, che forse, lasciato a me stesso, mi avrebbe messo un po' in crisi, cioè Il professore e la fiaba, che ho trovato subito un titolo molto perspicuo e ben centrato, perché riassume in poche essenziali parole non solo il problema che si dà nella Libabà, ma anche quello forse più raffinato, più complesso, del rapporto fra Cherubini e questa sua ultima opera. Cioè, noi ci troviamo di fronte al Cherubini ormai settuagenario che torna ai teatri dopo quasi 20 anni di assenza, in cui si era, ha prodotto i migliori capolavori della sua musica religiosa, oppure le estreme arditezze dei quartetti, e torna con un soggetto che potremmo definire disimpegnato, fiabesco, di opera di mezzo genere. Ecco, che cosa significa questo? La storiografia musicale, particolarmente quei cherubinologi che hanno anche affrontato la complessa psicologia del personaggio, si sono chiesti perché, che senso avesse questo ritorno, e con un soggetto di questo genere in particolare. Fra i minimalisti, diciamo, che hanno voluto vedervi soltanto una occasione per recuperare alcuni pezzi del mai rappresentato Cucurgi di 40 anni prima, a coloro che invece hanno, secondo me con più fondamento, voluto scavare anche nei bisogni interiori di un uomo che, non dimentichiamolo, era un uomo di una personalità molto complessa, molto tormentata sotto la scorza del severo, pedante, noioso professore di conservatorio. Forse è vero, hanno ragione coloro che pensano di vedere in questo ritorno la ricerca di una semplicità perduta, o forse mai veramente posseduta da Cherubini, la cui poetica è sempre stata una poetica fratta, una poetica tormentata fra le due dimensioni di un classicismo dubbioso di se stesso e un romanticismo incoativo, incipiente, ma sempre frenato, sempre contenuto, bloccato. E forse è corretto interpretare la Libabà, questa, l'apparente ingenuità, l'apparente semplicità di questo soggetto fiabesco, come un momento di riposo, un momento, un tentativo di conciliazione, peraltro non riuscita, di queste tensioni della sua poetica. Che poi in realtà questa semplicità della fiaba, dell'oggetto, non sia affatto semplicità formale o semplicità di costruzione, ce lo dice soltanto uno sguardo a che cos'è in realtà la Libabà, che è la più lunga partitura scritta da Cherubini per il teatro. Nell'edizione originale siamo più di 1000 pagine di partitura. Comprende un'orchestrazione che non aveva mai messo in campo fino a quel momento,
e quindi con un impegno che era tutt'altro che limitabile al recupero di parti di un'opera precedente sepolta, un impegno messo nella composizione dell'opera e tuttavia quasi subito, anche questo è tipico del personaggio, quasi subito dimenticato. Una volta licenziato, Cherubini non si recò nemmeno alla prima, quasi che questo suo ultimo figlio teatrale non gli importasse neppure più.